Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata su Gargonzo, sulla sua storia. Non siamo all'esterno, ma vi facciamo vedere il caminetto, questo bel focolare di casa argentina e sopra questa fotografia di Lorenzo Rossi, che era il veterinario del borgo, che emigrò in America. I suoi figli erano Nello e Giovanni, che emigrarono nel Novecento. E i figli di Nello, Lorenz Rossi, poi è stato ricontattato da mio padre negli anni 90 e è ritornato a Gargonza. Quindi è bello poter fare questo video in questa casa, appunto con il quadro di Lorenzo Rossi. La nuora di Lorenzo Rossi era Isolina Bongin, che era la moglie di Nello, il figlio di Lorenzo. E scrisse a mio padre una lettera negli anni 60, quando Roberto ricomprò alcune case che non erano della famiglia. E ricomprandole volle ringraziare tutta la discendenza della famiglia Rossi mettendo la foto di Lorenzo Rossi. La nuora, Isolina Bongin, scrive a mio padre dicendogli che aveva ben capito come mai voleva ricomprare le case nel borgo, non per il valore, diciamo, dei mattoni, come diceva in un italiano già maccheronico, ma con l'idea di volerle affittare, di volerle creare appunto un business. Quindi già dall'America avevano capito che mio padre aveva questa idea di voler ristrutturare il borgo, secondo Isolina, con una finalità commerciale. E in effetti la finalità commerciale c'era, perché d'altra parte per restaurare il borgo e per rinnovarlo tutto, il babbo ha avuto questa finalità commerciale, ecco. Quindi già lei aveva capito negli anni 60, Isolina Bongin, la finalità di Gargonzo. E quindi siamo in questo salotto di casa argentina, per raccontarvi, la storia dei Gargonzini d'America.